precede la scelta dello spettacolo, in realtà. È una cosa che ho visto io personalmente un lavoro prima di condividerlo con Valerio, con cui abbiamo insieme scritto lo spettacolo, in Belgio, un lavoro di una compagnia che lavorava sulla guerra e utilizzava appunto varie, tantissime telecamere e faceva un film in una dinamica di questo tipo su tutto il palcoscenico con vari set per ricostruire la seconda guerra mondiale. E questo è stato, diciamo, mi si è accesa da questa cosa, però la cosa che diciamo non mi piaceva il fatto che loro non esistevano, loro non c'erano, loro sparivano. Cioè, la cosa che mi era piaciuta di più era il loro gioco, però lì non c'era questa cosa. Si vedeva soltanto un bel film e punto, molto pulito, molto rigoroso, e questa cosa mi era rimasta impresso rispetto proprio al gioco, al fatto che io più guardavo spesso nel buio cercando di vedere, ma non si vedeva nulla proprio quello che facevano. E è rimasta lì questa cosa. Poi l'affezione al soldatino di piombo, e l'incontro con la... è lungo in realtà, la storia è lunga, poi c'è stato un incontro con una compagnia di... uno stabile di innovazione di Roma, del Lazio, che sono gli Accettella, che è una compagnia storica di teatro di figura, che a un certo punto, nello specifico Rossella Marchi, che lavorava con loro, mi ha chiesto se potevamo, noi come Teatro delle Apparizioni, fare un lavoro per loro. E da quel momento mi è venuto in mente appunto di unire quello sguardo che avevo visto in Belgio a questa fiaba, e ho condiviso quest'idea con Valerio, e da quel momento in poi ci siamo messi a giocare fondamentalmente insieme per un lungo periodo utilizzando vari giocattoli, e la cosa che ci premeva, ovviamente, che ci sembrava giusta, è perché lo sguardo del bambino è uno sguardo piccolo che rende le cose grandi. Come il gioco, diciamo, parte dalle cose piccole, però le rende grandi.